Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Meloni, voto in Russia una farsa, bocciata la proposta francese. Cardiomiopatie, un documento presentato in Senato. Contrastare i sintomi dell'endometriosi con l'alimentazione. Giorgia Meloni si presenta in Senato in vista dell'ultimo Consiglio europeo prima delle elezioni di giugno con un filo di tensione tra Fratelli d'Italia e Lega per quanto riguarda le dichiarazioni fatte da Salvini. Il governo è unito e compatto come il primo giorno, ha detto la Premier, che sulla questione elezioni in Russia ha affermato come il governo condanni le elezioni farsa nei territori ucraini occupati da Mosca. Parole che si scostano, seppur di pochissimo, dalle dichiarazioni di Salvini, non presente in Senato e ufficialmente occupata al MIT. È stata inoltre bocciata la proposta francese di inviare uomini a Kiev per evitare un'escalation. È stato presentato ieri in Senato un documento che individua criticità e priorità di intervento per migliorare il trattamento delle cardiomiopatie. Sentiamo. Questa iniziativa che oggi portiamo avanti fa parte di un'iniziativa presentata anche a Bruxelles al Parlamento europeo che si chiama Cardiomyopathies Matter, cioè le cardiomiopatie sono importanti e l'obiettivo è esattamente quello di destare attenzione e sensibilità da parte del grande pubblico e della classe politica verso questo, diciamo, questa classe di malattie variegata ma estremamente importante sia per il numero stesso sia per la tipologia di persone che colpisce, che appunto sono prevalentemente giovani. Come Bristol Myers Squibb siamo presenti in cardiologia per oltre 60 anni, abbiamo una forte tradizione in quest'area terapeutica. 3 anni fa abbiamo completato l'acquisizione di Myocardia di un'azienda biotech. Questa acquisizione ci ha reso possibile entrare nel mondo delle cardiomiopatie, e quello della cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, che stiamo anche noi scoprendo con i nostri esperti. Il nostro impegno è quello di avere un contributo che va oltre a rendere disponibile il trattamento ai pazienti e quello anche di far parte della discussione con le istituzioni, con gli esperti per migliorare la diagnosi e i percorsi di cura per i pazienti e per poter avere il massimo, ottenere il massimo dal loro trattamento. Uno stile alimentare corretto può aiutare le donne affette da endometriosi a migliorare lo stato dell'infiammazione. Lo ha spiegato il professor Renzini, specialista in ginecologia. Le donne, attraverso l'alimentazione, possono ridurre i sintomi, migliorare la risposta al dolore e abbassare i livelli di estrogeni. Si consiglia quindi di consumare alimenti ricchi di omega 3, come frutta secca, salmone, pesce azzurro e avocado, aumentare il consumo di frutta e verdura, limitando quello di carne rossa e latticini. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.